del Barba, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, telespettatori. L'ultima volta che ci siamo sentiti si stava occupando con la sua commissione della legge di bilancio. Oggi il tema sembra essere meno importante e la cosa è incredibile perché sul tavolo vi sono i fondi europei, i cosiddetti fondi salva Stato. Sul recovery proprio ieri vi è stata una grande discussione, prima alla Camera poi al Senato, che di fatto ha visto una rottura importante tra Renzi e il Premier. Ce lo spiega meglio? Sì, ieri effettivamente è stata una giornata al cardiopalma qui al in Parlamento, addirittura per un altro tema, prima ancora che per il recovery plan, ma per la risoluzione sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, risoluzione che ha completamente dilaniato il Movimento 5 Stelle. E mentre avveniva questo psicodramma all'interno del gruppo di maggioranza più numeroso, il Movimento 5 Stelle, che è terminato con il voto in serata in Senato, si sovrapponeva anche una seconda faglia di crisi collegata e ancora più grande e più importante, che è legata al tentativo del Premier Conte di far approvare nel Consiglio dei Ministri un provvedimento che noi e successivamente non solo noi, ma praticamente tutte le forze di maggioranza, oltre che di minoranza, abbiamo ritenuto irricevibile sia nel metodo che nel merito, questo tentativo di commissariare la democrazia e le istituzioni facendosi firmare una cambiale in bianco con il pretesto della necessità e urgenza, quando abbiamo 200 miliardi, una cifra inimmaginabile, da mettere sul futuro dei nostri giovani, sia in attivo che in passivo, significa sia sugli investimenti ma anche sui debiti che graveranno sui nostri giovani. È inaccettabile che si pensi di farlo esautorando la politica. Sostanzialmente Conte oggi ha partecipato al Consiglio UE ma senza l'accordo. Che cosa ha discusso quindi? Intanto il Consiglio di oggi, tra i punti all'ordine del giorno, aveva soprattutto la riforma del MES, e sulla riforma del MES Conte ha ottenuto il via libera dal Parlamento italiano, ed è una cosa estremamente importante. Se si pensa che fino a ieri si temeva che il Movimento 5 Stelle, o soprattutto gran parte del Movimento 5 Stelle, potesse non dare questo via libera. Ricordiamo che da sempre il Movimento 5 Stelle si è detto contrario al MES, e quindi con questa approvazione di ieri ha dovuto vivere il travaglio dell'ennesima smentita delle sue affermazioni manifesto propagandistiche che ha portato avanti dalla campagna elettorale fino ad oggi. Quindi questo primo scoglio è stato passato in maniera positiva, ma sicuramente all'interno del Movimento 5 Stelle grandi fratture, grandi sofferenze, che quindi c'è da domandarsi come si ripercuoteranno sul futuro. Magari ricordiamo anche ai telespettatori di che cosa si tratta, perché non è una questione di poco conto, perché il meccanismo europeo di stabilità è quella struttura di cui ci siamo dotati, che gestisce le crisi degli stati e anche in questo caso con la riforma le crisi del sistema bancario che si dovessero manifestare in futuro. Quindi quello che si approverà nel Consiglio europeo a cui sta partecipando Conte è la riforma del MES, che metterà in grado gli stati europei che in un domani lo vorranno di utilizzare i finanziamenti del meccanismo europeo di stabilità. Peraltro dentro gli strumenti di cui il MES dispone ci sta anche la novità degli ultimi mesi del cosiddetto MES sanitario, che sono
per l'Italia, quei 36 miliardi messi a disposizione a tasso zero, senza pagare interessi, purché si facciano interventi per rafforzare la sanità. E anche su questo c'è una frizione molto forte all'interno della maggioranza, perché noi di Italia Viva, seguiti poi anche dal PD, abbiamo sempre sostenuto che quei soldi andassero utilizzati e subito per potenziare la nostra sanità, per far fronte alla crisi. I 5 Stelle, rimanendo nel campo della maggioranza, hanno sempre sostenuto di non volerli utilizzare, e quindi si è sovrapposto al tema di ieri anche il tema, che però non era all'ordine del giorno, dell'utilizzo dei 36 miliardi del MES sanitario. Per cui Conte tornerà da questo Consiglio europeo con questi 36 miliardi che verranno investiti nella sanità? Ecco, questo sarebbe logico aspettarselo, no? Giusta la sua domanda. Purtroppo la risposta è no. Conte tornerà avendo approvato la riforma del MES, ma l'Italia non ha ancora deciso di utilizzare i 36 miliardi del MES, e quindi non stiamo investendo i 36 miliardi nella sanità. Questo è un problema che Conte non riesce a risolvere, perché trova gran parte del Movimento 5 Stelle contrario. È anche un po' un paradosso, lei l'ha notato subito. Nonostante quindi questa seconda ondata di contagi che sta dilaniando l'Italia. Esattamente, noi diciamo, Matteo Renzi lo sta dicendo con una capacità espressiva molto forte, ma perché dobbiamo utilizzare i 36 miliardi del MES? Andate in un ospedale qualunque e vi date la risposta. Non riusciamo assolutamente a comprendere e a giustificare una posizione ideologica contro il MES, perché in qualche modo si deve dimostrare ai propri elettori una coerenza rispetto a delle cose che venivano sostenute 2 anni fa, che impedisce all'Italia di fare un investimento cospicuo nella sanità. E questo è un primo punto su cui da luglio, ripeto, noi stiamo insistendo e continuiamo ad insistere. Del resto il nostro ruolo nella maggioranza è proprio questo, evitare che ci si appiattisca su posizioni ideologiche che non fanno bene al Paese. Quando invece si tornerà a discutere del recovery, che ricordiamo propone l'equivalente di 4 leggi di bilancio da investire in, se non ricordo male, 17 cluster, quindi un piano di ripresa e di resilienza è stato definito. Esatto, l'Italia, come tutti i paesi europei, avendo approvato ovviamente questa enorme rivoluzione messa in campo dall'Europa, il Next Generation EU, il Recovery Fund, che sostanzialmente mette sul piatto per l'Italia 209 miliardi, ok? Quindi una cifra importantissima per la ripartenza del paese dopo la crisi. Abbiamo questa opportunità che solo grazie al fatto di aver mantenuto in vita una legislatura europeista e aver impedito una legislatura sovranista possiamo avere. Quindi, primo punto, se ci fossimo trovati con un governo sovranista l'anno scorso ad agosto, che chiaramente indicava la nostra uscita dall'Europa, noi oggi saremmo nel pieno della crisi senza poter avere i 36 miliardi per la sanità e i 209 miliardi per la ripartenza, primo aspetto. Nonostante questo, però, ci sono alcune scorie di questo passato. Abbiamo detto, nei 5 Stelle permane questa resistenza ideologica sull'uso dei 36 miliardi del MES, e c'è, dal nostro punto di vista, ma inizia a essere evidente anche ai commentatori di tutti i giornali, una certa incapacità del nostro Premier di fare sintesi per pervenire al piano nazionale di resilienza e ripartenza, che tutti gli stati
devono presentare entro aprile per poter accedere a questi fondi. Cosa ha fatto Conte per adesso? Dal nostro punto di vista, tante chiacchiere, e l'unico fatto che ha cercato di mettere in campo noi lo troviamo estremamente preoccupante. Aver portato in Consiglio dei Ministri, informando i nostri ministri alle 2 di notte prima del Consiglio, un provvedimento monster, che per dimensioni e per merito, che sostanzialmente commissaria la politica e le istituzioni, creando una cabina di regia agli ordini di Conte, che potrà scegliersi il manager, assumere delle persone, esautorare la pubblica amministrazione e i ministeri, decidere autonomamente cosa fare, dentro quale cornice, dentro la cornice di un piano, di una bozza di piano che contestualmente ci viene presentata e che da tutti è ritenuta impalpabile, ridicola e addirittura sbagliata laddove indica delle cifre. Facciamo un esempio, visto che parliamo dall'epicentro di Livigno, luogo di turismo per eccellenza, di 209 miliardi, 3 miliardi per il turismo. Cioè, capite? L'1% di tutta questa cosa per il turismo in Italia, oppure 9 miliardi per la sanità. Rinunciamo a 36 miliardi del MES per mettere 9 miliardi per la sanità. Ma al di là di questi titoli non c'è nulla, e si vuole farsi firmare una cambiale in bianco che dica bye bye al Parlamento, bye bye al governo, bye bye alle istituzioni dei ministeri, non sapendo chi farà che cosa, ma sapendo che verrà tutto delegato al Presidente del Consiglio. Direi che non funziona, non può andar bene. Quindi il problema è legato alla gestione di questo recovery e alla totale esclusione della discussione in Parlamento, è così? In Parlamento, nel governo e nel Paese, perché la proposta che viene portata avanti è una proposta che accentra tutto in un luogo della pubblica amministrazione, che secondo molti costituzionalisti pone anche notevoli problemi di legalità, ricorsi e controversie, e che è incomprensibile, tant'è che avrà notato che Italia Viva e Matteo Renzi ha avuto il coraggio di dire no, e ci vuole molto coraggio in questo momento, perché siamo in un momento delicato per il Paese. E ovviamente assistiamo al fatto per cui chi in maniera costruttiva, responsabile, alza la mano per dire guardate che forse si può fare meglio, viene subito additato anche da una certa stampa, diciamo così, che è molto abituata a servire il potere, come un rompiscatole che cerca i propri interessi. E no, non funziona così, non funziona così la democrazia, non funziona così la vita pubblica. Siamo in ritardo, non per colpa nostra, nel predisporre il piano. Abbiamo ancora tempo per farlo, ma si sta chiedendo di partire col piede molto, molto sbagliato. Infatti nessuno tra i leader di maggioranza ha criticato le parole di Renzi e la nostra posizione. Si sono un po' tutti accodati. E quello che dico agli altri di maggioranza è, signori, è il momento del coraggio. Non ci si può accomodare nelle posizioni di governo vivacchiando in un momento per il Paese così delicato. Questa è la situazione al governo in maggioranza. L'opposizione invece che linea ha scelto? Ma allora, sul MES, per tornare alla questione su cui ieri si è votato, ha scelto la linea che per una parte dell'opposizione è la linea di sempre, la linea di votare no alla riforma. La vera novità sorprendente è che anche Forza Italia, che è invece una forza europeista, è una forza che dice da sempre sì al MES sanitario, ha scelto per volontà di Berlusconi di cambiare linea a pochi giorni dal voto. Fino a pochi giorni prima si era distinta dal resto della minoranza con il suo sì al MES. È evidente, probabilmente questa scelta è stata fatta per sperare che la spaccatura nei 5 Stelle provocasse la caduta del governo e quindi in qualche modo non venire in soccorso a Conte.
Per quanto riguarda invece la cabina di regia, ovviamente le minoranze hanno espresso una critica addirittura superiore alla nostra, con parole roboanti, tipo golpe, colpo di Stato, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente, come è ovvio che sia, le minoranze hanno ovviamente avallato la critica, ma in questo caso avevano un portone spalancato per poterlo fare. Ecco, quello che sembra certo e unanime, gli italiani vorrebbero una risoluzione sanitaria, la certezza che in caso di una pandemia gli ospedali si facciano trovare attrezzati, che i medici siano sufficienti, che i dispositivi siano sufficienti, che se ricoverati si possa tornare a casa guariti, insomma. E su questo è incredibile come non arrivi una risposta. Gli italiani, come giusto che sia, vogliono la soluzione ai problemi, non si stanno a fare molte domande su quali siano gli strumenti giusti e sono infastiditi da quelle che dall'esterno appaiono liti politiche di palazzo che non capiscono. Questo è assolutamente un dato che sta segnando la politica nell'ultimo anno. Io però voglio anche dire agli italiani che se da una parte questo è giusto ed è sacrosanto, ogni popolo deve pretendere questo da chi li governa, la democrazia richiede anche la fatica di mettere la testa anche nelle cose complicate. In tutte le democrazie mature i governi rispondono a quella esigenza sacrosanta che abbiamo appena descritto, tanto più quanto più è partecipe il popolo, quanto più il popolo è consapevole anche di queste cose che annoiano, disturbano, in maniera un po' semplicistica si dice dovete stare uniti, non dovete litigare, dovete portare le soluzioni. Ci mancherebbe, questo è un mantra che tutti devono tenere presente, però è bene che gli italiani tornino a esercitare il proprio ruolo di controllo sulla politica attraverso una partecipazione attenta e consapevole. Onorevole, velocemente, cashback e indennità, ci vuole spiegare a che punto siamo anche su questi aspetti? Sì, c'è questa novità interessante che serve a incentivare l'uso della moneta elettronica e del commercio attraverso gli esercizi di vicinato, che quindi io trovo molto positiva. Ha avuto così successo che ha determinato il crash nello scarico dell'applicazione. Queste sono cose che non dovrebbero accadere, ma che tuttavia accadono e si rimediano in un paio di giorni, non è questo il dramma. Da tanto tempo noi chiedevamo che ci fossero degli incentivi per l'utilizzo della carta di credito e della moneta elettronica, mi sembra un passaggio positivo. Ecco, sicuramente è una misura che può concorrere anche alla ripresa, ma in questo momento le questioni grosse riguardano ben altri aspetti, riguardano i ristori per chi è pesantemente danneggiato nelle proprie attività, il turismo, sappiamo, gli alberghi, i ristoranti hanno perso 4/5 del fatturato, bisogna pensare a dei ristori adeguati per questo settore, non a quelli che abbiamo già visto in campo giustamente ad aprile. Al Senato, mentre noi parliamo, è in corso il dibattito sul ristori quater e mi dicono essere un dibattito estremamente difficile, anche costretto nei tempi, così come per quanto mi riguarda la legge di bilancio. Io tra poco verrò inghiottito dalle riunioni per 10 giorni e 10 notti consecutive sulla legge di bilancio, ma abbiamo tutti il timore che possa accadere che non si riesca ad approvare alcun emendamento, perché il governo ci ha consegnato la legge di bilancio con oltre un mese di ritardo. Questo, adesso è inutile entrare nei tecnicismi, ci espone alle tattiche ostruzionistiche della minoranza, che del tutto legittimamente, anche per protestare verso questo ritardo, è in grado di bloccare e paralizzare i lavori della commissione. Insomma,
ci sono tante esigenze, siamo arrivati in un momento dell'anno in cui i nodi vengono al pettine e anche alcuni errori che se tacessimo non faremmo un servizio al paese. Ma nella legge di bilancio sostanzialmente che cosa ci sarà? Ma guardi, sono oltre 200 articoli, quindi la legge di bilancio è quel provvedimento con cui si va a correggere l'andamento a legislazione vigente dei conti pubblici e quindi potenzialmente si toccano un po' tutti i settori. Posso affermare con certezza che, non so, ad esempio per venire ai nostri temi, io ho presentato un emendamento per finanziare quello che manca della frana di Spriana e vediamo come andrà anche questa vicenda. Questo per farle capire che la legge di bilancio si può occupare di tante cose più piccole. Quello che interessa oggi i cittadini paradossalmente non è nemmeno nella legge di bilancio, perché in realtà sono tante cose importantissime. Sto seguendo un emendamento per i lavoratori fragili che non possono stare in smart working e quindi devono poter essere messi nell'equivalente della malattia, se non possono andare al lavoro, perché qualora prendessero il Covid per loro sarebbe un grosso problema. Sto seguendo emendamenti per l'IMU dei nostri residenti all'estero per fare in modo che non la paghino, quindi tante cose che in tempi normali sarebbero state iper interessanti da ascoltare e da attuare. Paradossalmente oggi i problemi sono così grandi che in parallelo alla legge di bilancio, come dicevo, c'è questo decreto ristori, dove lì ci sono molti più soldi per ristorare chi ha avuto danni dal Covid. No, quindi la legge di bilancio è quel provvedimento che entra nell'ordinarietà. Ordinarietà, potremmo anche fare delle cose straordinarie. Un altro emendamento che sto seguendo prova a istituire una sorta di cassa integrazione per i lavoratori autonomi, una novità importantissima che cambierebbe il volto a questo settore. Insomma, potremmo davvero parlare per ore anche della legge di bilancio. Dicevo, 200 articoli vuol dire che si toccano tante cose, il tema delle fusioni bancarie, gli enti locali, gli enti in dissesto, provvedimenti anche sulla sanità, la mobilità dei pazienti tra le regioni, una carrellata che è sempre tradizionalmente uno spaccato dei bisogni del paese. In termini economici, questa legge di bilancio quanto varrà? Quello che rimane adesso in termini economici da assegnare attraverso l'azione del Parlamento sono 4,6 miliardi. 4,6 miliardi su cui noi stiamo facendo il lavoro residuale rispetto alla legge, a quanto proposto dal governo nel testo base della legge di bilancio attraverso degli emendamenti. Sono interventi cospicui quelli che rimangono per il Parlamento. Praticamente questo anno, con tutti i decreti legati al Covid, abbiamo speso 100 miliardi, tanto per far capire qual è il grandissimo lavoro che ha messo sotto stress governo e Parlamento e che continuerà a farlo, giustamente. Per questo motivo allora non vanno bene dei tentativi che non possono arrivare in porto e che creano solo instabilità, come quello di questo decreto paventato dal presidente Conte. Quindi che cosa accadrà dopo l'approvazione della legge di bilancio? Dal punto di vista politico rimangono i due nodi non ancora risolti del MES sanitario, usare o non usare questi 36 miliardi, la nostra posizione è chiara, e rimane la questione che è la più importante di tutte, come spendere di qui al 2026 i soldi del Next Generation EU e quindi come preparare il piano nazionale di resilienza e ripartenza. Questo è il tema che
occuperà tutti i primi mesi del prossimo anno, è il tema da cui dipende il futuro dei nostri figli, è il tema che rappresenta il banco di prova di questa maggioranza. Su questo tema si capirà se il governo è in grado di reggere un compito così importante o se per il bene del paese è necessario sostituirlo o con un ripasto o con un nuovo governo o con delle elezioni. Credo che nessun italiano in questo momento auspichi nulla di tutto questo, perché lo vede come una perdita di tempo, lo vede come una questione che non capisce. Ne siamo perfettamente consapevoli, ma questo non ci esime dalla responsabilità di lavorare per il meglio del paese, anche nei momenti in cui questo non può essere, come dire, quello che l'opinione pubblica percepisce come la cosa più ovvia. Il compito della politica è farsi capire, intendiamoci. Quindi assisteremo, dopo aver chiuso questi lavori su legge di bilancio e ristori, a un momento di riflessione anche dialetticamente impegnativo nel mondo della politica, che è una discussione fatta per il bene del nostro paese per i prossimi 20 anni. Bene, la ringrazio, onorevole Del Barba, del suo tempo e delle sue risposte. Le auguro buon lavoro. Grazie, grazie a lei. Un saluto ai telespettatori. Buona giornata. Buona giornata.